processo al proletariato, il processo alla borghesia, costruire il partito comunista combattente e organismi di massa rivoluzionari, individuare e orientare gli agenti della controrivoluzione infiltrati in movimento rivoluzionario. Cioè questa cosa è ridicola, per cui già questo è un segno, va bene, è un altro paese, ma è anche un segno di frattura, mm-hmm. se poi anche generazionale, non solo geografica. Però tanti che in inglese da America, Sud America, ho visto che hanno scritto, cioè in realtà nessuno sa che cos'è questa cosa qua dietro. Mm. Cioè più di una persona, ma veramente 5-6, hanno scritto che cos'è quella cosa che è dietro le spalle. È lo scudo di Capitan America. 9 maggio 1978. Tu, Daniele Timpano, non avevi ancora 4 anni. È una dichiarazione di innocenza la tua? Non lo so se sia una dichiarazione di innocenza, sicuramente di incoscienza, cioè nel senso che obiettivamente non c'ero, non me l'hanno nemmeno raccontato, peraltro, come scrivo con un po', cioè i genitori. Come scrivo con un po' di enfasi, forse, no, vabbè, di ironica enfasi, insomma, nel testo, ma soprattutto nella presentazione dello spettacolo, nella nota di presentazione, scrivo due cose. Uno, cioè, che un certo Aldo fosse morto nel 78, non me ne ero accorto, ecco. E l'altra è che la prima volta che ho visto Aldo Moro era in un film con Volonté e aveva la faccia di Volonté. Secondo me non è una dichiarazione di innocenza dire che avevo 4 anni, però è la constatazione di un dato di fatto, magari nel mio caso più esagerato, ma abbastanza generalizzabile, cioè secondo me di una frattura, se vuoi, cioè della frattura tra generazioni. Innocenza non posso pensare, ambire di averla, ecco, perché... anche perché forse è un discorso un po' biblico, le colpe te le trovi addosso anche se non le hai fatte. Cosa pensi dell'affermazione secondo cui la storia la fanno i vincitori? Cosa ne penso in generale non lo so. Sì. Cioè adesso così. Cosa ne penso rispetto a questa faccenda? Sicuramente abbiamo, credo, però sto facendo una generalizzazione, credo che abbiamo due discorsi qui. Fondamentalmente, almeno due. Un altro è la storia fatta dai vincitori, che in questo caso, tutto sommato, è sicuramente lo Stato. Mm-hmm. È uno Stato perché la lotta armata, ma anche in generale i cosiddetti movimenti, il movimento, insomma, eccetera, sono stati comunque repressi o sedati. Tutta la cordiale ma tronfia aria di cantar vittoria che, per dire, aveva Sergio Zavoli nella Notte della Repubblica intervistando i protagonisti di quegli anni, ribadendo continuamente ogni intervista, tutto sei presente. Mm-hmm. Cioè, a parte intervistare le persone dal suo punto di vista, ovviamente, della TV di Stato, insomma, certo. Eccetera, ma continuamente ribadiva lo Stato, comunque ha vinto e oltretutto si sottolineava una cosa peraltro non vera, insomma, non vera o non così vera come la diceva, cioè non venendo meno alle libertà democratiche e una serie di cose, eccetera. Mentre su questo punto se ne può parlare, nel senso sulle torture fatte agli ex brigatisti, ai militanti, eccetera, su una serie di cose se ne può parlare per settimane. Da un lato la scrivono senz'altro i vincitori, poi dall'altro la storia è minoritaria, cioè comunque il fascino nostalgico un po' romantico e acritico dell'esperienza degli anni 70 in generale, ne parlo anche di uno spettacolo se ben ricordi, cioè, non so, poi dice, o addirittura degli ex, come dire, degli ex appunto militanti nella lotta armata, tipo così, è un fascino che comunque la mia generazione e successive comunque in qualche modo sente. Io stesso subisco la tentazione del mitizzare, come dire, una serie un'attività, un movimento, un ottimismo di strategico e di pensiero, no? Comunque adesso non vedo.
Se la rivoluzione a cui aspirano le DR si fosse compiuta, non ritiene che la vittima Moro oggi sarebbe da considerarsi vittima necessaria della rivoluzione per un mondo più equo, più giusto? Guarda, non lo so, non te lo so dire, nel senso che a parte che non so quante prospettive avessero effettivamente di... Cioè, se non riesco a proiettarmi a posteriori col senno di poi, chiaramente, non riesco a proiettarmi in un ottimismo della rivoluzione che veramente si poteva, pure leggendo le varie ipotesi strategiche, cioè capisco l'analisi, e tra l'altro la condivido, cioè non ho problemi a dirlo, cioè se leggo la risoluzione strategica del 78 delle Brigate Rosse, uscita e divulgata, scritta in febbraio del 78 e divulgata, tra l'altro legata ad un comunicato durante il sequestro Moro, cioè se la leggo, se la rileggo, fondamentalmente io sono d'accordo con quasi tutti i punti dell'analisi. Dal lato sono d'accordo, cioè fondamentalmente sono d'accordo sui postulati, cioè sull'analisi teorica, sulla scelta poi della prospettiva poi della lotta armata come strategia, eccetera, non so che dirti e non so quante prospettive avesse, è facile col senno di poi dire che non le avesse, non lo so. Cioè se ci pensi, uno dei più grandi risultati anche adesso, 35 anni dopo, proprio di immagine, di propaganda, della propaganda armata, del Brigate Rosse, è stato che noi, ancora 35 anni dopo, tendenzialmente tutti o quasi tutti, no? Cioè tutti o quasi tutti, noi pensiamo che abbiamo l'idea, specialmente in zona sinistrese, no? Sì. ma non solo, questo è proprio un successo, mm-hmm. Ecco. Abbiamo un po' tutti l'idea che tutto sommato, cioè addirittura una delle figlie, Maria Fida Moro, ce l'ha, no? E la propaganda a tutti i venti, a 420. Abbiamo un po' tutti l'idea che tutto sommato Moro è stato ucciso più dai suoi compagni di partito che dalle Brigate Rosse. Lo so che qualcuno ha scritto, se era vivo Andreotti eravamo tutti contenti, no? Sempre a posteriori, sono cose dette, però non so nemmeno, certo più contenti, perché insomma voglio dire, è palesemente viscido antipatico, cioè, no? Però capito, non, come se rapiscono Berlusconi adesso, cioè è facile dire, cioè non lo so, è facile provare soddisfazione, no, non so, però forse sto semplificando. Elencami tre cose positive, dico positive, che l'epoca contemporanea ha ereditato dal periodo comunemente definito come anni di piombo. Seriamente credo che ha ereditato quello che resta di una serie di libertà civili che qualcuno, la stessa DC all'epoca, contestava e contesta anche adesso, chi c'è. Cioè comunque gli anni 70 sono di momento di cose positive, cioè non a caso... Non a caso anche il nostro cinema sono stati gli anni in cui aveva dei contenuti significativi e dignitosi. Cioè non a caso sono gli anni in cui a teatro ci andava qualcuno. Ok. Timpano, ha avuto modo di incontrare qualche familiare di Moro nel corso della preparazione del suo progetto? E se sì, che impressione ne ha tratto? Quali elementi ha potuto elaborare ed ha utilizzato nel suo progetto artistico? In caso contrario, per quale motivo non è avvenuto questo incontro? Allora, per quanto riguarda la questione delicatissima della famiglia, diciamo io nella preparazione del lavoro non ho incontrato assolutamente nessuno. Anche se ho utilizzato diversi materiali prodotti da loro. Allora, poi in una fase successiva alcuni familiari, cioè comunque legati alla famiglia, allo spettacolo l'hanno visto e mi hanno espresso dei pareri, dei commenti, okay, delle impressioni. Alcuni degli altri che non l'hanno visto, che ne hanno vagamente sentito parlare, qualcuno no, perché il teatro sappiamo che non interessa a nessuno, se no non ci sarebbe neanche questo progetto per incuriosire anche, fondamentalmente, l'autoreclusione, gli incontri e tutto quanto. Quelli che sono riusciti a contattare mi hanno espresso tutto sommato un parere abbastanza tranquillo, cioè non hanno... Quelli che non sono riuscito a contattare, che sono due, una persona, come tu sai, ha scritto una lettera pubblica al Corriere invece criticando tanto di non essere stata avvertita, mm-hmm, e poi criticando il titolo, l'idea, gli sembra blasfema, diciamo, dice lei. Ha avuto modo di incontrare ex brigatisti? Che cosa ha potuto ricavare da questi incontri? Se non ne ha incontrati, può spiegarne la ragione?
Allora, la ragione è sempre la stessa, non li ho incontrati perché non ho incontrato i familiari, ma lo stesso ho utilizzato moltissimo i loro libri di memoria, interviste rilasciate negli anni e materiali di questo tipo. Mi piacerebbe moltissimo, sarei curiosissimo che vedessero lo spettacolo. Cioè, mi piacerebbe moltissimo che Renato Urcio, un'Adriana Faranda vedessero lo spettacolo, mi divertirebbe tanto, mi incuriosirebbe tanto. E fondamentalmente non li ho contattati, ma anche perché questo è un discorso a monte, secondo me. Cioè, un discorso a monte, secondo me, è che questa storia, paradossalmente, cioè, non riguarda più loro, né i parenti, cioè, né loro che hanno né loro. Cioè, questa storia, cioè, loro ormai hanno 60, 70 anni, tra un po' chi non è morto morirà. Cioè, tra virgolette, questa è una questione che adesso riguarda sia dal punto di vista storiografico, sia artistico, cioè riguarda e necessariamente riguarderà sempre di più, cioè chi non c'era e c'è adesso e ci sarà domani. All'inizio degli anni 80, nel 1981 per l'esattezza, Roberto Peci fu tenuto prigioniero dalla frangia BR di Giovanni Senzani per 55 giorni all'interno di una prigione del popolo. Gli interrogatori a Roberto Peci vennero filmati ed usati da Senzani a scopo strumentale, inviandone copia agli organi di stampa. Non le sembra, Timpano, che la sua stessa operazione, compresa la registrazione di questo interrogatorio, abbia funzione strumentale e sfrutti a beneficio personale di spettacolo tragedie politiche e umane accadute 35 anni fa? Riguardo allo spettacolo non penso assolutamente. Quanto riguarda il discorso del progetto, è chiaro che il progetto è delicato. Si parla su ricostruire questa cella e chiudere con una scelta che è al confine col cattivo gusto, chiuderci l'attore interprete dello spettacolo per quasi 2 mesi in autoreclusione, eccetera, come se Daniele Timpano in questo caso fosse Moro. Un consapevole tentativo di strumentalizzare mediaticamente, come le Brigate Rosse fecero col Corriere della Sera, il Messaggero e la televisione all'epoca, un parallelo buffo, cioè, se vuoi, o anche agghiacciante, tentativo di strumentalizzare la mentalità dei media, perché comunque Lanza non mi ha mai intervistato prima ed è un successo. Rai News non mi è mai venuta prima a fare un'intervista in cella, forse può essere pure che ritorni sul Corriere Nazionale, Cordelli o la Poli non mi ci avevano mai mandato, e la Costantini su questo progetto sì, no? Cioè, per dire, ci sono una serie di successi, di curiosità, voi stessi che mi intervistate in video dopo che l'anno scorso mi avete già intervistato per lo spettacolo come KLP, già che mi reintervistate per questo progetto specifico, no? Cioè, anche nel piccolo del mondo del teatro, c'è, cioè, un web magazine di teatro, è un successo. È chiaro che qualche sensibilità può essere urtata dall'idea di vedere questo stupido che sono io con la tutina verde vintage che si lava i denti in una bacinella, che si mangia le arance, che si sente le canzoncine, no? O in cella uno pensa una cosa che magari, figuriamoci un familiare, ma anche solo un italiano medio può pensare, però è una cosa un po' di cattivo gusto, però così, che sembra il Grande Fratello, che è già una cosa che molti avversano, un po' sembra una cosa, appunto, una tragedia, quello c'è morto, no? Beh, c'è sofferto, che sta a fare lo stupido, Timpano? Siccome il teatro non interessa a nessuno, tranne a chi lo fa, è una ristretta intelligenza, in Italia in generale e soprattutto a Roma, cioè, questo vuole essere un progetto intelligente anche per rendere possibile una cosa che in tutta Italia in generale, ma a Roma sicuramente non succede mai e se ne sente anche la mancanza, cioè la possibilità di realizzare una lunga tenitura di uno spettacolo di drammaturgia contemporanea. Cioè, una settimana già è difficile, 2 è difficilissimo, 3 sono casi rarissimi, forse Ricci è forte ogni tanto, ma capito? E quindi niente, se no il teatro che ci va? Questo.